19:38, buonasera. Cominciamo subito quest'ultima edizione del telegiornale da Rigopiano, dove in serata sono stati estratti altri corpi dalle macerie dell'albergo. Il bilancio al momento delle vittime accertate ed estratte appunto da ciò che resta dell'hotel Rigopiano è di 9 morti. 11 sono le persone che sono state portate in salvo. Eppure oggi il ritrovamento di quei 3 cuccioli di cane aveva riacceso le speranze. Vediamo il servizio. La ricerca dei dispersi è quella delle responsabilità. Lassù, a 1200 metri di altezza, i soccorritori continuano a scavare nella speranza, sempre più flebile, di trovare ancora qualcuno in vita. Oggi il ritrovamento di 3 cagnolini estratti vivi dalle macerie ha ridato forza e sostegno agli uomini dei soccorsi e ai parenti che da giorni attendono nell'ospedale di Pescara. Poi però sono stati recuperati 4 cadaveri, uno è della vittima individuata ieri, 2 sono di un uomo e una donna ancora da identificare. E l'ultimo è quello di Linda Salsetta, che lavorava nell'hotel come estetista. Le vittime accertate sono adesso 9. Domani i primi funerali, mentre dall'altra parte compie i primi passi l'inchiesta della Procura di Pescara, che indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Sono stati già acquisiti dagli uffici della provincia documenti ritenuti importanti per verificare se ci sia stata in qualche modo una sottovalutazione del pericolo, anche perché il rischio alto di possibili valanghe nella zona era noto già da 3-4 giorni. Altro elemento importante dell'inchiesta è quello delle concessioni edilizie per costruire il resort, in un punto che, secondo una mappa geomorfologica datata 1991, era un ammasso di colate e accumuli di detriti preesistenti, compresi quelli delle valanghe già verificatesi in passato. Il caso Giulio Regiani, a 2 giorni dall'anniversario del giorno della scomparsa del giovane ricercatore, scomparso appunto al Cairo nel gennaio dell'anno scorso, è stato diffuso un video in cui si vede Regiani parlare con il capo del sindacato degli ambulanti. Sembra essere in atto un'estorsione vera e propria, un video che fa aumentare ancora di più le domande, ma dà poche risposte. Vediamo. Giulio Regeni non sa che ogni istante del suo incontro con Mohamed Abdallah viene registrato da una microtelecamera fornita dalla polizia egiziana, nascosta in un bottone del giaccone che indossa il capo del sindacato dei venditori ambulanti del Cairo. È la sera del 6 gennaio dello scorso anno. Le autorità egiziane si stanno interessando da tempo all'attività del ricercatore friulano, che per alcuni giorni viene anche pedinato. Adesso, d'accordo con Abdallah, che ha denunciato il ricercatore accusandolo di essere una spia, vogliono incastrare Regeni. Regeni e il suo interlocutore parlano soprattutto di soldi. Giulio spiega a Abdallah di volere chiedere all'organizzazione britannica per la quale collabora 10.000 sterline. La somma, spiega, potrebbe servire ad aiutare i venditori ambulanti. Ma il capo del sindacato chiede che quei soldi vengano consegnati direttamente a lui. Giulio però è irremovibile e gli ribatte che quei soldi non sono i suoi e che quindi non possono essere usati per ragioni private. La procura di Roma, che indaga sulla morte di Regeni, ha fatto sapere che il filmato ce l'aveva già e che quelle riprese non dimostrano nulla di nuovo. Abdallah intanto dal Cairo smentisce di avere denunciato Regeni per ritorsione sulla vicenda del denaro. Adesso ci occupiamo di cronaca italiana. Condanna pesante per Franco Antonio Genovese, ex parlamentare del PD, passato poi a Forza Italia. I giudici del Tribunale di Messina, dove si è svolto il processo Corsi d'Oro 2 sull'uso illecito dei finanziamenti regionali per gli enti di formazione professionale, lo hanno condannato ad 11 anni. 2 anni e mezzo sono stati inflitti a Franco Rinaldi, anche lui ex Partito Democratico e poi Forza Italia, ma alla Regione Siciliana, e alle sorelle Schirò, che sono molto rispettivamente di Genovese e di Rinaldi. Tito Boeri ha attaccato la riforma delle pensioni inserita dal governo Renzi nella legge di stabilità del 2017. Per il presidente dell'INPS la nuova riforma ha ancora forti iniquità perché scarica sulle generazioni future gli oneri relativi alle categorie che hanno già fruito di trattamenti vantaggiosi. Il problema, ha detto Boeri, si risolve calcolando l'impatto della spesa pensionistica su tempi più lunghi dei consueti 10 anni, così da redistribuirne gli effetti su più generazioni.
Andiamo negli Stati Uniti, dove poco fa il Senato ha ratificato la nomina voluta da Donald Trump per il segretario di Stato e ufficiale Rex Tillerson. Intanto, nel terzo giorno da presidente, Trump è sempre più impegnato a smantellare quanto fatto da Barack Obama. Ha firmato il decreto che porta fuori gli Stati Uniti dal Trattato del Commercio Transpacifico, trattato ancora da ratificare. Ha intenzione poi di ridiscutere il NAFTA, l'accordo tra Canada, USA e Messico, e bloccato i fondi alle associazioni internazionali che praticano e diffondono informazioni sull'aborto. Trump ha infine congelato le assunzioni del governo federale, fatta eccezione per i militari. Domani alla Casa Bianca arrivano i big dell'auto con i capi di Ford e General Motors. Ci sarà anche Marchionne. Questo appunto quanto accadrà domani negli Stati Uniti. Invece qui a mezzanotte 44 ci fermiamo, la linea torna al film e l'informazione domattina alle 7 come sempre. Arrivederci, buonanotte.